Buongiorno, ben trovati. Oggi andremo a percorrere una ciclabile che si chiama Sentiero Valtellina, praticamente da Bormio arriva fino al lago di Como, ma noi arriveremo fino al paesino che si chiama Grosio, che poi sarebbe anche un paesino dove c'è anche un versante di una salita del Mortirolo. C'è quella di Mazzo e quella di Grosio da questa parte, cioè in Valtellina. Noi adesso andremo e poi faremo una salita inedita che, insomma, vediamo di che cosa si tratta. Si va! Amore, sei pronto per questa nuova avventura, mammo? Fa un po' freschino stamattina, eh? Si va! Direi che c'è stato un brusco calo delle temperature. In questo momento qui fanno 8 gradi. Eccoci qua, il primo spiraglio di sole da quando sono partita, 14 km in ombra, 8 gradi. Vabbè, comunque la ciclabile della Valtellina, Sentiero Valtellina, sono 111 km da Bormio al lago di Como, precisamente al paese di Colico. La stanno terminando, ci stanno alcuni tratti ancora chiusi, però bellissima. Io ora mi sono fermata, tipo lucertola. Eccoci, io e Mario che praticamente è sparito nello zainetto con la coperta perché sta facendo un freddo della Madonna. Un attimo di rianimazione e si riparte. A dopo!
come è arrivato al paesino di Rosio. Amore, vestisce le zampe. E niente, allora siamo arrivati a Grosio. Adesso la salita che andremo a fare si chiama Eita, nella Val Grusina. Sono 14,5 km, 900 metri di dislivello. Andiamo a vedere di che si tratta. A dopo. Da qui inizia la salita, si chiama Eite, e si comincia subito, si va.
fine della salita. La seconda parte punta al 13, e picco finale 17. Ora caffettino, riposino e si scende. Inaspettati. Eccoci tornati alla macchina. Adesso da una sistemata, una lavata, una pulita, poi carichiamo tutto e si parte e ci spostiamo. Spero che questo inedito vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti e ci vediamo alla prossima. Buona giornata.